la cooperativa Speranza è nata 40 anni fa dalla volontà dei nostri genitori, con l'obiettivo di vendere direttamente al pubblico le carni dei nostri animali. Oggi questa attività continua a essere in essere. Abbiamo nel frattempo cercato di ottimizzare quelle che erano le nostre produzioni. Abbiamo pertanto deciso nel 2007 di costruire un impianto per la valorizzazione dei nostri reflui zootecnici, dell'etame e dell'iquame prodotto dai nostri 1600 animali. L'iniziativa si è concretizzata ad aprile del 2008, quando è stato avviato il primo impianto di biogas. Successivamente, visto che l'impianto funzionava bene, visto che avevamo delle buone rese con i prodotti delle nostre aziende, perché le nostre aziende assieme hanno circa 500 ettari di terreno, e per ottimizzare ancora di più quanto già avevamo, abbiamo pensato nel 2009, il primo impianto va bene, proviamo a costruire il secondo. E la cosa si è concretizzata a fine 2010, quando è partito anche il secondo impianto di biogas. Contestualmente all'impianto di biogas, sempre per cercare di ottimizzare le cose che stavamo facendo, abbiamo pensato, con la collaborazione dell'Istituto di Ricerca e la Cura del Cancro, di costruire una rete di terriscaldamento per scaldare l'ospedale. Era un progetto che sembrava qualcosa di quasi impossibile da realizzare, ma con la buona volontà di tutti il progetto si è realizzato e oggi fornisce 1000 kcal all'ora all'ospedale, che in questo modo ha un calore che, senza bruciare neanche un metro cubo né di gasolio né di metano. Oggi noi stiamo cercando col nostro lavoro di arrivare anche ad usare il meno possibile dei prodotti che possono essere usati per l'alimentazione sia umana sia animale. Infatti, con la collaborazione del CRPA di Reggio Emilia e con la Regione Piemonte, che ci ha finanziato in parte il progetto con il PSR, abbiamo avviato questo progetto per l'uso dei tutoli nella produzione di energia. Il progetto sta andando avanti molto bene. Oggi sull'impianto nel quale noi andiamo a usare i tutoli, perché avendo due impianti lavoriamo in simbiosi, uno è alimentato nel modo classico, l'altro è alimentato con l'uso di questi sottoprodotti. Praticamente noi usiamo ancora 80-90 quintali al giorno di prodotti dei campi, il resto sono tutti sottoprodotti. E questo secondo me è un aspetto molto importante anche per il futuro. Se pensiamo che con 30-40 quintali di quello che vediamo nelle nostre tramogge noi riusciamo a produrre l'energia elettrica e l'energia termica che serve a una famiglia per 365 giorni, io credo che non dobbiamo mica più preoccuparci del petrolio o di quelle cose lì. In questo modo noi riusciamo anche a ottimizzare anche l'ambiente. Le nostre aziende, usando il prodotto finale della digestione anaerobica e quindi riutilizzando quello che è il liquame, il letame, gli scarti di lavorazione del mais che abbiamo inserito a monte del processo, noi andiamo a concimare i nostri campi senza usare più neanche un quintale di concime chimico. Sotto questo aspetto io credo che abbiamo realizzato un ciclo virtuoso che si chiude da solo. Stiamo lavorando con diverse aziende, abbiamo fatto l'analisi dei nostri campi e i nostri campi stanno aumentando la loro fertilità con l'uso di questi prodotti che sono naturali.